istituto e quello cooperativo, dove ricordiamo si rovescia la logica del vincitore e del vinto. Praticamente sono più quello che si dà la vuelta alla logica di chi gana e chi perde. Tutti giocano, tutti vincono e serve l'aiuto di tutti per realizzare. Perché solo quella sottana esiste l'aiuto del todo, dalla cooperazione del todo per arrivare avanti in quello. Allora, il primo esempio che facciamo è con un grande telo. Primo esempio con una tela grande. E poi proviamo a trasformare questo gioco cooperativo. E poi pensiamo a trasformare quello cooperativo in un gioco invece agonistico. Un gioco invece agonistico, non con competenze. Il secondo gioco invece lo facciamo solo con il corpo. E secondo voi questo è solo con il corpo. Ok? Allora, adesso per iniziare, sempre con il nostro metodo della gradualità. Avete usato questo metodo sia di gradualità? Possiamo semplicemente muovere tutti quanti il telo insieme. In alto, adelante, adelante. In alto, arriva, arriva. Abbacco, abbacco. Abbacco, abbacco, abbacco. Facciamo le onde del mare. La soda del mare. Saliamo. Subimo, 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 subimo. Bene, dopo che abbiamo fatto un po' di questi esercizi, possiamo provare con la palla, a saltare la palla che non deve cadere. Allora, mi sento stato con la pelota, la stiamo saltando, non deve che caersi, però deve mettere la pelota che non si caiga. Se io mollo, è probabile che la palla prima o poi venga da questa parte e cada. Claro, se io adesso la tela, probabilmente in un altro momento, no, quella pelota se la farai, si caerà, non deve arrivare. Bacco. Bacco. Arriva, arriva. E possiamo camminare alla derecha? No, noi possiamo andare alla derecha. Che bravi! Schierda! 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 Siccome siete tanto bravi, degli alunni, possiamo provare anche con dos pelotas? Possiamo fare con le palle grandi, pelota grande, piccole, tante piccoline, anche un giro perché è giornata. Allora il numero che chiamo deve, senza scontrarsi, passare sotto e andare più lontano. E andare a prendere il posto di un altro suo comune. Cioè praticamente se il numero tutto il numero uno passa un po' davanti, va a toccare il segno dell'altro uno senza il cambio. Naturalmente i bambini non terranno mai il telo così in alto, lo terranno molto più basso. Il bambino che terrà la barca, non lo stanno levantando molto, però infine. Un'altra variante può essere che quando io chiamo il numero, quel numero deve fare tutto un giro e riprendere il proprio posto. O deve dire che se uno deve guidare la vuelta e cada uno deve trovare sul sito. Sempre la palla non deve cadere. La pelota deve intersi. E sempre prima si parte con una pelota, dos pelotas, dos. Dos. No! Fuori! Sì, claro, puoi dire che llegará a su sitio. Llegará a su sitio. Fanno falta. Uno a la izquierda.
Apprendiamo dritta e schierda, viva basso. E proviamo insieme a trasformare questo tipo di gioco in un gioco competitivo, agonistico. Allora, se ne vado, intentavo modificare questo gioco e cambiarlo in forma competitiva. Da cooperativo a competitivo. Competitivo. Come si può fare secondo voi? Avete qualche idea? Un'idea? Sì, vi faccio un esempio. Possiamo, i numeri 1 prendono un loro telo. Mollate giù un attimo. Baffe. I numeri 1 prendono un loro telo, vengono qui, numeri 1, numero 1. Una pelota también. I numeri 2 di qua. Come fare queste squadre? Vi viene in mente qualcosa? Ti dico, il primo che si regala la pelota pierde, no? Sì, también. Sì. Ok, pronti? Proviamo? Diamo un tempo, sì, vediamo in un minuto se qualcuno perde la palla oppure no. Vediamo se in un minuto si ha che se ne cade la pelota o no. E la pelota però deve fare dei lanci, non può stare. Vediamo che tirata per arriva, abbastanza per arriva. Listo, via! Yeah.
Vieni. Vediamo.